Ciao a tutti da Ficcanaso. Oggi parliamo di fattura elettronica. Chi si è collegato in questi giorni al sistema di interscambio, l'autostrada dove viaggiano le fatture elettroniche, ha fatto la sua bella fattura in formato XML, ha comprato il programma che gli consente di farla, eccetera. Cosa che non dovrebbe toccare i sanitari, ma vedremo perché li tocca. È rimasto un po' scuornato, come si dice, perché ha visto, si è trovato spesso di fronte, non in tutti i casi, una specie di cartello dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema, insomma, è in costruzione, stiamo lavorando per voi, e quindi non ha potuto mandare la fattura elettronica. E ci sono quindi un po' di proteste. Sistema di interscambio è una delle due autostrade di cui parliamo oggi. Oggi parliamo di due autostrade. Una si chiama Sistema di interscambio, dove viaggiano le fatture elettroniche di una decina di milioni di partite IVA, forse qualcuna di meno. Boh, non lo so. In ogni caso, viaggiano questi lavoratori autonomi, questi lavori di lavoratori autonomi. Dall'altra parte ci sono sistemi come quello tessera sanitaria, dove già viaggiano i dati dei pazienti che si sono rivolti a medici, dentisti e altri sanitari per cure che hanno pagato all'interno di prestazioni libero professionali. Che significa questo? Queste prestazioni libero professionali hanno dato origine a fatture i cui dati di spesa sono utilizzati dal fisco per valutare quanto ciascuno di noi ha speso in salute e restituirci un 19% in detrazioni scalabile dall'imposta sui redditi. Ogni inizio anno parte la trafila che porterà nel nostro 730 ad avere già le detrazioni pronte o da correggere nel caso che ce ne siamo scordate qualcuna. Ci sono dei pazienti che hanno chiesto al loro medico di famiglia di non mettere le detrazioni, di non mettere i dati, di non mandarli per il sistema tessera sanitaria, perché non vogliono la detrazione, preferiscono non avere la detrazione piuttosto che rendere nota una loro situazione, una loro spesa sanitaria, una spesa attinente a un dato sensibile relativo alla loro salute. Torniamo alle fatture. Le fatture, invece delle partite IVA, inizialmente comprendevano anche quelle dei sanitari in libera professione. Poi un po' i sindacati hanno fatto notare all'Agenzia delle Entrate che due volte non può la stessa pubblica amministrazione chiedere gli stessi dati, perché il grosso delle fatture dei medici non solo non è IVATO e quindi non concorre a lievitare l'evasione IVA, il mandare i dati della fattura elettronica al fisco, ma oltre a non essere IVATO, sono dati già inviati al sistema tessera sanitaria. E quindi lo stesso garante se ne è accorto e ha detto: sapete che c'è, cara Agenzia delle Entrate? Non lo dice solo il sindacato medico, ma lo va a dire anche il regolamento europeo, che c'è ridondanza di dati e va evitata. Dove ci può essere che puoi prenderti dei dati sensibili, non sai ad esempio chi sono gli intermediari, utilizzi il sistema di interscambio, sì, però quando ci saranno, dovessero essere coinvolti degli intermediari, oppure non dovessero essere ben criptati i dati dei pazienti, insomma, c'è il dato sensibile sulla salute allo sbaraglio. Quindi il garante della privacy ha fortemente sconsigliato di utilizzare nel sistema di interscambio i dati mandati per il sistema tessera sanitario. Il legislatore ha subito accolto questo invito e nel decreto fiscale collegato alla finanziaria ha detto che i medici non sono tenuti a mandare nel sistema di interscambio come fattura elettronica tutti, nel 2019 quantomeno, tutti i dati che già mandano al sistema tessera sanitaria per la detrazione delle spese sanitarie dal 730 precompilato. Però poi cosa è successo? Il garante della privacy ha chiesto anche delle prove d'amore all'Agenzia delle Entrate, cioè gli ha chiesto: fatemi vedere che avete fatto qualcosa per tutelare i dati dei pazienti. L'Agenzia delle Entrate ha fatto vedere che ha fatto il 99% del lavoro, però un 1% restava da fare, la mettiamo così, la semplifichiamo. E il garante della privacy intanto si è accorto che i commercialisti andavano dicendo: ma per le fatture relative a prestazioni di cura e diagnosi che
i pazienti hanno ricevuto e per le quali hanno chiesto al medico di non mandare i dati al sistema tessera sanitaria, queste si dovranno mandare al sistema di interscambio. Erano già tutti pronti, il sistema, diciamo, a mandare nel sistema di interscambio, cioè quello governato non da gente che sa di sanità, tra virgolette, ma gente più economistica, retto più da motivi di spesa e anti-evasione IVA, mandare questi dati per cui il paziente aveva chiesto no, no, per favore non rendetemeli noti. E allora il garante ha detto no, questi dati sono proibiti, sono off limits, il medico non deve mandarli, ci ha messo proprio un non deve. E questo è stato messo nella finanziaria. Quindi nel 2019 i medici sono esonerati dalla fattura elettronica, ma non in tutti i casi. Sono esonerati per tutto il B2C, cioè tutto il lavoro sul consumatore, sul cliente, sul paziente, volendo. Ma non sono esonerati per quanto riguarda le fatture fatte come fornitori alla pubblica amministrazione, e questo già dal 2015 era un dato di fatto, e a tutte le strutture con cui collaborano. Rimane fuori il sostituto. Sostituto è un bel punto interrogativo perché comincerà a fare fatture elettroniche prima che l'Agenzia delle Entrate possa dirgli se deve fare fattura elettronica oppure no, se glielo possa dire un esperto commercialista. Insomma, c'è il serio rischio che invalga, si diffonda la fattura elettronica anche forse dove non deve diffondersi. Ricordo che per quanto riguarda gli stipendi, tutti i medici convenzionati, pur liberi professionisti, quindi dal medico di famiglia alla guardia, specialista al pediatra, non sono tenuti alla fattura, gli arriva la cedola dall'ASL. A questo punto però ci sono altre categorie che non sono state ancora, ancorché sanitari, iscritte al sistema tessera sanitaria. Penso ad esempio agli igienisti dentali, questi non si sa se devono mandare i loro dati al sistema tessera, dati delle loro detartrasi nei loro confronti dei pazienti al sistema tessera sanitario, e quindi è possibile che debbano utilizzare il sistema di interscambio, anzi è certo fino a pronuncia contraria del fisco. Quindi già abbiamo tirato fuori due problemi. Te tiro fuori un terzo, per contrastare l'evasione IVA soltanto il Portogallo, oltre all'Italia, nell'Unione Europea, ha adottato la fattura elettronica. Quindi diciamo siamo stati un po' più realisti del re Europa e tanti altri problemi verranno alla luce. Al momento quello che c'è da dire è aspettiamo, ma nello stesso tempo non tardiamo a utilizzare questo modello fattura elettronica, perché purtroppo quando sento il governo dire, beh, chi fa il regime forfettario, lavoratore autonomo, fino a 65.000 euro, di che vi preoccupate? No, ragazzi, il commercialista mi ha appena detto, sei una partita IVA, prendi meno di 65.000 euro, però hai le detrazioni e quindi sei costretto anche tu a fare la fattura elettronica. E come me tanti, come me tantissimi, e tanti sostituti forse. Un saluto da Ficcanaso, buon anno. Thank you.